Gli austriaci benestanti, ma timorosi per il futuro, stanno per eleggere cancelliere il giovane Sebastian Kurz. La crisi catalana e gli altri possibili attriti per richieste d'autonomia o secessione nell'Europa dell'Est. L'Estonia, che in questo semestre presiede l'Unione Europea, punta a diventare uno Stato totalmente digitale. In Repubblica Ceca c'è il più grande giacimento europeo di litio, il metallo che serve per costruire le nuove batterie. È morto Giorgio Presburger, intellettuale mitteleuropeo che rifiutava la ricerca identitaria. Tra contestazioni anche violente, in Russia sta per uscire Matilda, film che racconta la tresca tra lo zar Nicola e una ballerina. Sebastian Kurz. Il protagonista delle elezioni austriache questa volta è lui. Ministro degli esteri a 30 anni, ha preso in mano il Partito Popolare, lo ha ribattezzato col suo nome e ora è il candidato alla cancelleria. Tutti i sondaggi lo danno in testa, 10 punti più del cancelliere socialdemocratico Christian Kern e del nazionalliberale Heinz Christian Strache. Lo chiediamo agli studenti dell'Università di Vienna, perché piace così tanto. Beh, intanto è giovane ed è molto molto motivato. Per dirla in modo semplice, non è troppo a destra, non è troppo a sinistra, sta al centro, insomma, e questa è anche la mia posizione. È bravissimo nel mettere sul tavolo i problemi sentiti da molti austriaci. Parla molto bene, è giovane, dinamico e credo che riuscirà a convincere molti elettori. Anche se in carriera da tempo, come ministro degli esteri porta un'aria nuova. Vediamo che succede. Penso che incarni il tipo dinamico, giovane. Da ministro degli esteri, Kurz ha fatto suo soprattutto un tema, fermare l'immigrazione, se necessario chiudendo le frontiere. Fino a quando i migranti salvati vengono portati in Italia sulla terraferma, sempre più persone si mettono in cammino. I trafficanti guadagnano sempre più e la pressione sull'Europa aumenta. Molte persone che approdano qui vogliono spostarsi verso il nord Europa. Per questo paesi come l'Austria sono obbligati a difendere le loro frontiere. Vienna è da sempre una città piena di stranieri, non solo nei quartieri popolari come Ottakring. Negli ultimi 2 anni sono arrivati in Austria circa 100.000 richiedenti asilo. La situazione economica è buona. Il PIL cresce quest'anno del 2%, la disoccupazione è sotto il 6%. I governi, formati per gran parte del dopoguerra da coalizioni tra socialdemocratici e popolari, non hanno poi lavorato tanto male. Eppure c'è un grande malcontento. In Austria si vive bene, il nostro sistema sociale funziona, il lavoro non manca, i dati economici segnano un trend in crescita. A dire la verità, non c'è di che lamentarsi, ma poi tutti vogliamo ancora di più. Anche io sono meravigliato dal fatto che ci sono molti scontenti. Non è facile capire il motivo. Non tutti stanno benissimo, certo, ma la gente è molto viziata e gli austriaci si lamentano volentieri, trovano sempre motivi per essere insoddisfatti. Sono oltre 6 milioni e mezzo gli elettori che tra una settimana rinnoveranno il Parlamento austriaco. Forse non è un caso che proprio ora siano partiti i lavori di ristrutturazione dell'aula. Domenica 15 ottobre la geografia politica dell'Austria è destinata a cambiare profondamente. La crisi catalana, la richiesta di secessione di una regione da uno Stato sovrano, propone paragoni anche con la storia dell'Europa orientale. A confliggere sono il principio risorgimentale dell'autodeterminazione dei popoli, teorizzato un secolo fa dal presidente americano Wilson e dal sovietico Lenin, e il principio della intangibilità dei confini statali. Con l'autodeterminazione, dopo la Prima Guerra Mondiale, nacquero o rinacquero stati come la Polonia, la Cecoslovacchia, la Finlandia e gli altri stati baltici. Recentemente il principio dell'autodeterminazione è stato usato nella ex Jugoslavia e poi da Putin per annettere la Crimea. Putin, che però ad esempio ha negato questo diritto ai ceceni. Ma è possibile oggi che la crisi catalana si riproponga ad esempio in Transilvania con la minoranza ungherese, o in Bosnia, in Voivodina, in Serbia o nella Galizia ucraina?
Ma il riproporsi è sicuramente possibile, forse a prescindere dalla crisi catalana, nel senso che più che un effetto di imitazione, sembra che in quelle regioni comunque di instabilità ce ne sia tanta, pensiamo semplicemente ai Balcani. Bisognerà vedere cosa succederà, non tanto per l'effetto imitazione, ma perché i Balcani alla fine restano ancora una polveriera. Qual è il rapporto tra autodeterminazione e intangibilità dei confini? Possiamo affermare che l'applicazione di questi principi non è una questione di diritto internazionale ma di rapporti di forza? Vince chi ha l'esercito più forte? Assolutamente sì, c'è da dire che il diritto internazionale ha fatto fatica per tutto il Novecento a cercare di riformarsi per trovare dei principi che potessero applicarsi un po' a tutte le situazioni, ma alla fine non ce l'ha fatta. Alla fine si evolve continuamente per cercare di capire chi alla fine abbia diritto. Di fatto è una questione più politica e di sostanza. C'è da dire, nella Catalogna speriamo che non si arrivi a un conflitto armato e quindi a quel punto sarebbe, nel caso di indipendenza, una cosa molto diversa rispetto per esempio di nuovo alla disgregazione dell'ex Jugoslavia che ha portato conflitti e molte morti. Speriamo si trovi una soluzione pacifica che, se porterà all'indipendenza, sarebbe un buon caso di risoluzione pacifica di una controversia che per fortuna non è mai sfociata in conflitto e quindi insomma sarebbe un bene per tutti. La Corte d'Assise d'Appello di Brescia ha condannato a 20 anni di carcere Hanefi Apric, detto Paraga, l'ex comandante paramilitare bosniaco che nel maggio del 1993 a Gorni Vakuf ordinò l'uccisione di due volontari italiani, Sergio Lana e Fabio Moreni, e del giornalista Guido Puletti. L'accusa aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Alla lettura del dispositivo della sentenza, oltre ai parenti delle vittime, era presente anche Agostino Zanotti, che insieme al fotografo Cristian Penocchio sfuggì miracolosamente all'esecuzione scappando nei boschi. Alexandra vive a Tallinn ed è mamma. Ha deciso da un mese di dedicare il suo tempo libero, quando sua figlia è all'asilo, a un'attività grazie alla quale riesce a mettere in tasca qualche soldo. È diventata autista di Uber, la controversa piattaforma che permette, nella sua versione più economica, illegale in Italia, di trasformare qualsiasi cittadino in possesso di una patente in autista. 20 minuti di viaggio a bordo della sua auto e meno di 5 euro di costo, prezzo pagato con carta di credito direttamente tramite app. Come Alexandra, molti altri che, vuoi per piacere di guidare e conoscere nuove persone, vuoi per necessità, sono diventati autisti di Uber Pop. In Estonia basta un corso di una manciata di minuti, attività resa legale e differenziata da quella tradizionale dei taxi. È solo una delle molte cose che colpiscono del paese baltico che affronta in questo momento la presidenza di turno dell'Unione Europea per la prima volta nella sua storia. Una presidenza cominciata nel pieno della crisi dei migranti nel Mediterraneo durante i primi negoziati della Brexit, senza dimenticare la minaccia del terrorismo islamico in Europa e da ultimo la crisi catalana, oltre che le difficili relazioni dell'Unione con il vicino russo, a cui l'Estonia ha voluto mandare un segnale chiaro ospitando una base NATO con truppe britanniche e francesi appena visitate da May e Macron. Il paese baltico ha voluto lasciare una sua impronta con il vertice sul digitale di fine settembre. Questione carissima a Tallinn, quella della digitalizzazione. Il primo stato al mondo ad aver eliminato la carta nella pubblica amministrazione e con una florida comunità di start-up e imprese tecnologiche. Tuttavia l'Estonia non è riuscita a favorire una mediazione sul tema della tassazione dei giganti digitali, per lo più statunitensi, che nella grande maggioranza dei paesi fatturano molto ma lasciano poche imposte sfruttando le regole vigenti. Un gruppo di 19 stati membri dell'Unione Europea, Italia compresa, è infatti pronto a introdurre paletti fiscalmente più restrittivi a vari Google, Facebook e Amazon, solo per citare le principali tre aziende. L'Estonia ha appena 1.300.000 abitanti, con una disoccupazione inferiore al 7% e una crescita economica nel 2017 che raggiungerà il 2,6%. Il paese tuttavia non marcia allo stesso modo. La capitale Tallinn e il principale centro studentesco Tartu fervono, mentre soffrono di più le campagne e altre città, in particolare quelle dell'est deindustrializzato dalle parti del confine con la Russia. Le prossime elezioni politiche si terranno al più tardi nel 2019.
2019, mentre domenica prossima sarà la volta delle amministrative con l'importante test per scegliere il sindaco di Tallinn. Occhi puntati sul risultato del partito del premier Jüri Ratas, una lista centrista salita al governo lo scorso anno, e su ECRE, il movimento di estrema destra che rappresenta la versione estone del populismo nazionalista e antieuropeo. Gli ultimi sondaggi lo danno in doppia cifra e potrebbe avere un ruolo non marginale nel prossimo Parlamento. I suoi militanti si sono fatti notare per una protesta all'ultimo DG Summit contro la politica delle porte aperte ai migranti della cancelliera tedesca Angela Merkel. Zinovez è un piccolo villaggio boemo al confine con la Germania. Qui già dal 1378 era attiva una miniera da cui si estraeva tungsteno. La miniera fu abbandonata nel 1991. Recenti esplorazioni però hanno scoperto nuovi minerali, soprattutto un grande giacimento di litio, l'oro del XXI secolo. Probabilmente la più grande concentrazione di litio in Europa. Che a Zinovez c'era litio si sapeva dagli anni 60, ma all'epoca l'industria non era interessata a questo metallo. Ora, con la produzione delle batterie ricaricabili ad alta efficienza, è diventato una materia strategica. Senza il litio non ci saranno auto elettriche, nessuna rivoluzione nella domotica. Per lo sfruttamento del giacimento di Zinovez è pronta la EMH, un colosso mondiale del settore. Ritengo che per l'Europa sia pericoloso pensare di poter contare sull'Asia per la sua catena di approvvigionamento di materiali necessari per la costruzione di batterie, in particolare il litio. Penso che sia importante per il futuro dell'Europa, per garantirle una prospettiva e una sicurezza industriale, avere una produzione propria. Posso anticipare che uno dei principali committenti europei è interessato a trattare con la nostra società sulla produzione di Zinovez. Of lithium carbonate. Kaufland sta progettando di aprire a Zinovez una miniera per produrre all'anno almeno 20.000 tonnellate di carbonato di litio, circa 3.800 tonnellate di litio, una produzione che porterebbe la Repubblica Ceca tra i primi 5 produttori di litio del mondo. La società ceca Zinovezka Deponie ha già tutte le autorizzazioni necessarie per estrarre il litio in un'area sabbiosa coperta da pini. Un'altra compagnia, la Sanaka Industry, vuole fare lo stesso nella zona nei monti metalliferi vicino alla città di Hornislavkov. Martin Friedel, portavoce di entrambe le aziende, sottolinea però i rischi insiti in qualsiasi investimento industriale. L'industria può cambiare, ci possono essere nuove invenzioni. Per esempio, nell'industria automobilistica ci sono studi per utilizzare le celle a idrogeno invece del litio. Ma in questo momento sembra che le valutazioni sul prezzo del litio siano favorevoli, quindi l'investimento sarà efficace, ma come qualsiasi altro investitore stiamo lavorando tenendo conto dei rischi. I principali produttori di litio sono l'Australia, il Cile, l'Argentina e la Cina, che è anche il più importante consumatore di questo metallo. Nel 2016 nel mondo sono state estratte 35.000 tonnellate di litio, il 12% in più rispetto all'anno precedente. Una produzione che però non riesce a soddisfare una domanda in costante crescita. Jaromír Stari è responsabile del Dipartimento per le risorse minerali della Repubblica Ceca. Le riserve di litio nella Repubblica Ceca sono stimate tra 1.200.000 e 1.400.000 tonnellate, il che rappresenta circa il 3 o 4% delle risorse globali di questo metallo. Uno studio della Deutsche Bank ha evidenziato che nel prossimo decennio la produzione mondiale di batterie al litio aumenterà di circa 5 volte. Consumatori di batterie ricaricabili al litio sarà l'industria automobilistica. Goldman Sachs definisce il litio la nuova benzina. Giorgio Presburger ha sempre cercato di fare delle cose che non siano banali, che dicano qualcosa alla gente, che vadano per lo più nel profondo e non si fermino all'intrattenimento, alla superficie. Ed è stato questo il mio scopo e anche, credo,
di averlo anche raggiunto. Si raccontava così Giorgio Pressburger appena 6 mesi fa nell'ultimo appuntamento pubblico in occasione del suo 80° compleanno a Trieste, la città che si era scelto. Un intellettuale d'altri tempi, testimone diretto del Novecento e delle sue tragedie, nato a Budapest, scampato al nazismo e allo sterminio e poi fuggito dall'Ungheria all'epoca dell'invasione sovietica nel 1956. Un uomo dalle molte lingue, dalle molte culture e che sintetizzava in questi termini il suo concetto di identità. E quella cosa che a me non interessa, anzi il mio ultimo libro parla proprio di questo, Don Ponzio Capodoglio, cioè di uno che cerca la sua identità e poi alla fine scopre che l'identità può essere anche una cosa dannosa, perché siamo tutti uguali. Da dove veniamo, dove andiamo, non si sa, non c'è un'origine, non c'è una vera fine, quindi parlare di identità non mi va tanto. Un nomadismo culturale, sempre fedele a se stesso, portato avanti anche negli anni in cui diresse l'Istituto Italiano di Cultura a Budapest. Una figura capace di attraversare le epoche, i generi letterari e anche i media della modernità, senza mai perdere la propria originalissima impronta. Decine di lavori teatrali per il cinema, per la radio, per la televisione, compreso un rapporto molto stretto con la RAI. Era un uomo molto ricco. Ricco di curiosità, ricco di attenzioni, anche quando si parlava con lui spaziava da una disciplina all'altra, per lui appunto la scienza, la filosofia, la musica, il cinema, lo spettacolo, il teatro, la televisione, naturalmente la sua vita era fatta di tutti i linguaggi del nostro tempo. In Russia ritorna la violenza religiosa. A scatenarla è stato un colossal storico, Matilda, un film sull'amore tra l'ultimo zar Nicola II e la ballerina polacca Matilda Kleszczynskaja, una storia sentimentale, una delle tante scappatelle extraconiugali dell'ultimo dei Romanov, una storia che l'industria cinematografica russa, ai tempi di Putin, racconta per rinverdire i fasti del passato imperiale. Nicola II però e la sua famiglia, giustiziati dai rivoluzionari di Lenin, nel 2001 sono stati proclamati beati dalla Chiesa ortodossa russa e negli anni Nicola II è diventato un simbolo dell'ortodossia più radicale, tanto che molti estremisti ortodossi addirittura venerano l'ultimo zar come fosse stato il Messia, alla stregua di Cristo. E per queste persone un Dio non può essere rappresentato come un volgare adultero. Gennady Svetlana esprimono bene l'opinione di questi credenti ortodossi. Il beato Nicola e la sua famiglia sono santi proclamati dal Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Russa e quindi dovrebbero essere trattati con rispetto. Il film invece è un'offesa contro lo zar. Ho visto alcune scene dal film su un giornale ed è inaccettabile che scene così disgustose, così indecenti accadano accanto alle icone. Capisco che il film è una finzione, ma per noi, credenti, il suo lato morale è il criterio più importante. Diciamo no a questo film perché causa discordia e disorienta la morale delle nostre generazioni. Matilda dovrebbe uscire nei cinema il 26 ottobre. Nel frattempo però la produzione ha ricevuto minacce anonime da un gruppo chiamato Santa Russia. In agosto qualcuno ha cercato di incendiare gli studi dove veniva realizzato il film e a Yekaterinburg, in Siberia, un giovane si è lanciato con un camion carico di bombole di gas contro la vetrata di un cinema. Per fortuna l'innesco non è esploso. Atti violenti, tanto che negli ambienti laici di Pietrogrado e Mosca già si parla di terrorismo ortodosso. Portavoce della campagna contro Matilda è la giovane deputata Natalia Poklonskaya, eletta nella Duma in Crimea, nelle file del partito di Putin. Il patriottismo è il nostro obiettivo, amare la nostra patria e proteggerla non solo da un nemico che ha un'arma fisica, ma anche da colui che vuole attaccare la nostra spiritualità, la nostra identità e la nostra moralità pubblica. Se perdiamo questa moralità non saremo la stessa Russia. L'onorevole Poklonskaya ha avuto una certa notorietà quando affermò che un busto in gesso di Nicola II stava piangendo lacrime di sangue.
le posizioni della Poklonskaya imbarazzano il Cremlino. Per un paradosso della storia, un film finanziato dal governo e da banchieri vicini a Putin è diventato un simbolo difeso da chi combatte per la libertà artistica, libertà minacciata proprio dai conservatori culturali e politici cresciuti con Putin. A firmare la regia di Matilda è Alexei Uchitel. Ovviamente la Poklonskaya può esprimere il suo parere, ma questo diventa un problema quando si trasforma da opinione personale nell'agire e nel mandato di un membro del Parlamento. E quando si estende questo potere in un'indagine ufficiale a tutti i livelli, tra cui organi di controllo e altre istituzioni, ciò diventa semplicemente una disgrazia perché i funzionari non dovrebbero comportarsi in questo modo. Così, nella Russia di Putin, una pellicola, un polpettone sentimentale, ancora prima della sua apparizione nelle sale, è diventato un caso politico. La polizia e i servizi di sicurezza interni avrebbero già preparato un piano per proteggere le sale dove il film sarà proiettato.